Ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video. Vi do il buongiorno adesso. Attualmente siamo in Spagna, come avete detto al titolo, più precisamente a Siviglia. E siamo appena arrivati, io sono sul divano perché sono stanchissimo. E adesso vi faccio subito il room tour, così me lo tolgo, vi faccio vedere questa casa. Perché come sapete, come al solito, noi prendiamo quasi sempre B&B, non andiamo quasi mai in hotel, raramente. Quindi vi faccio vedere la casa e poi vi dico qualche cosetta. Allora, questa è l'entrata. Abbiamo subito qua la cucina, devo aprire la finestra se no è un po' buio. Essenziale, ma a me pare che ci sia tutto quanto. Questa piccola penisola, se possiamo chiamarla. Un salottino, molto carino. Bella TV, un po' piccola, vabbè, divano. Finestra, e ok. Poi andando di qua abbiamo, perché le luci sono tutte spente? Oh! Ah, non c'è corrente. Comunque di qua c'è la camera da letto, due letti singoli, là c'è l'armadio e vabbè, sempre la finestra lì. Sì, c'è un po' puzza di chiuso. E poi bagnetto, un po' buio, però ci sta. Noi ci siamo! Allora, che vi devo dire? Benvenuti in questo nuovo viaggio. Faremo un pochino tutta l'Andalusia, cioè un pochino tutta. Abbiamo già fatto una parte, trovate i video sul canale, e diciamo che faremo la parte restante, quindi Siviglia, Cordoba, Cadice ed altri. Man mano poi vi spiegherò bene tutto. Staremo quasi una settimana, ci divideremo i giorni, insomma, poi capite tutto. Non dire che adesso vi faccio il pippone. Vedete in felpa, non perché faccia freddo, adesso me la tolgo, però siamo partiti stamattina alle 3:30 da casa e potete immaginare che la temperatura non era altissima. In più poi l'aeroporto, l'aereo, freddissimo, e in più stamattina diluviava, quindi la felpa me la sono portata, anche perché dopo questo viaggio ci sarà una cosetta dove la felpa probabilmente mi servirà, speriamo di no, però forse sì. E quindi niente, i programmi della giornata sono che sicuramente adesso metto in carica il telefono perché è mezzo scarico, ci capiamo in che zona siamo più che altro, poi penso che ci andiamo a fare come sempre il nostro giro perlustrativo per capire un po', comprare anche qualcosa di cibo perché sono le 11:03. Io vi do il benvenuto in questo nuovo video, spero che vi faccia compagnia. Voi dovete sicuramente fare compagnia a me e a Marco. Andiamo alla scoperta della restante Andalusia. Come sapete, per me la Spagna è la mia casa, la mia seconda casa, per cui sono contentissimo. E niente, adesso sistemiamo anche un pochino i bagagli perché avere tutto in mezzo come al solito non me va. E ci riaggiorniamo tra poco quando staremo uscendo. Ragazzuoli, ci siamo appena alzati. Abbiamo dormito un'oretta su per giù. Ho bisogno di riprenderci un pochino. E niente, direzione supermercato per insomma mangiare qualcosa. Quindi... non lo sappiamo. Io ho fame. Non sono al supermercato. Vabbè. Direzione quello che capita. Direzione cibo. Vediamo. E poi pensavamo plaza di Spagna. Così la vediamo subito. Buongiorno. Allora ragazzuoli, siamo stati al Mercadona e abbiamo preso il pranzo, anche perché sono le 2:20. E vi faccio vedere al volo cosa abbiamo preso. Allora, come nostro solito, abbiamo preso sempre cose da forno, così tipo pasta sfoglia. E poi abbiamo preso, per chi mi ha seguito anche i vlog scorsi della Spagna, sai che il Mercadona fa i burger che sono molto buoni e costano poco. E poi ho visto come novità hanno messo, dovrebbe essere, sta a cadere tutto, un panino con prosciutto, credo, non lo so, vediamo. Comunque questo qua e poi dei dolcetti che vi faccio vedere dopo, ma sempre che carine. Allora, il panino è questo qua, pane molto carino, e dentro c'è prosciutto crudo, come si chiamano? Vabbè, pomodori. Peperoni. Peperoni e carne.
Non lo so, aspettate. Non riesco a capire. Sì, è carne, tipo Arista. Ma infatti mi sembrava che costasse troppo. Vabbè, proviamo. Vabbè, 4 euro. Chiudo? Sì. Ragazzuoli, buongiorno, io vi ridare il buongiorno di nuovo. È la terza volta. Sono le... C'è pure la prova, ci scarico. Comunque incredibile, sta prova. Sei crollato. È da cambiare, che ne so. 19.45. Sono le... Sono le 19.45. Sono le 19.45. L'ultimo aggiornamento mi pare fosse a pranzo. E da quel momento noi, noi da quel momento siamo poi tornati a casa perché faceva un caldo assurdo, ma veramente tanto, e in più eravamo stanchissimi, come vi ho detto non abbiamo praticamente dormito, e purtroppo con tutta la stanchezza girare la città con il caldo, con il sole in testa, non si può fare. Quindi siamo tornati in stanza, siamo crollati. E adesso siamo riusciti, stiamo andando a cena. Abbiamo prenotato un ristorante con The Fork. Come si chiama? Bar Triana. Bar Triana, quindi anche zona Triana, che dovrebbe essere un pochino al centro. E adesso stiamo andando. Outfit è esattamente quello di stamattina, se non che ho cambiato le scarpe, ho messo le Birkenstock, perché stamattina mi facevano un po' male le scarpe, non so perché. E poi i capelli sono leggermente bagnati perché gli ho dato una frescuria. Quindi questo, perdonateci, però this is. Allora ragazzoli, questo è il conto, sarebbe venuto 48,30, ma con The Fork 27,80. E non ve lo consigliamo questo posto, più che altro perché ha pochissima scelta, fa soltanto tapas. E quelle che abbiamo preso noi poi non è che ci piace molto. Noi poi siamo particolari con il gusto del cibo e va bene, però non ci è piaciuto. Quindi esperienza personale, non ci andate. Posto piccolissimo, poi mentre mangiavamo quello passava con lo scopettone. Dai, su. Adesso credo che ci facciamo un giro in centro. Voglio uno yao yao, un gelatino. E poi andiamo dormendo perché c'ho ancora sonno. Comunque, che ne so? 20 e 57. E ancora c'è luce. No. Vedi perché amo la Spagna. Tutto perfetto. Raga, comunque questa città per ora, dove ti giri di giri, c'è uno spotlight bellissimo, cielo fantastico in questo momento, adesso vi faccio vedere. Wow. Cioè, dal telefono poi non rende benissimo. Bello bello. Ehi. Ragazzi, siamo tornati in stanza. Allora, che vi devo dire? Dopo la cena ci siamo fatti un giretto, sempre lì per le vie del centro, credo che quello sia un pochino al centro di Siviglia, e ci siamo avvicinati verso casa per andare a prendere uno yao yao, quindi uno yogurt, per chi non sa cos'è, una catena di yogurteria spagnola, molto buono. E quello che state vedendo io l'ho preso a Lotus, perché sapete quanto amo il biscotto Lotus, mentre Marco lo ha preso con la frutta. E ce lo siamo messi lì a mangiare seduti tranquillamente al fresco, e dopodiché siamo entrati in due negozi, uno che è qui alle Hop. Per chi non conoscesse le Hop, è un tiger spagnolo e lo trovate veramente ovunque in Spagna. E abbiamo fatto un acquistino che io in realtà volevo fare da un po', però non ero mai convinto se comprarlo oppure no. Con Marco lì lo potevamo anche provare, quindi l'abbiamo provato e l'abbiamo fatto. Poi scopriremo in questi giorni se ne è valsa la pena. E poi siamo andati anche a un negozio di souvenir a prendere le calamite di Siviglia, così quelle già le ho prese e me le sono tolte, ma queste poi le vedrete a fine viaggio quando vi faccio vedere un po' tutto. Però l'acquisto di Aleop invece ve lo voglio far vedere, ovvero questo qui, ragazzuoli, che è un ventilatore da collo. Qui lo chiama ventilatore di cuoio, quindi ventilatore da collo, e che appunto ve lo mettete sul collo e vi spara aria fresca in alto, così da
avere un pochino più di freschezza, soprattutto con questo caldo. L'abbiamo preso nero, entrambi, ne abbiamo comprati due, ed è questo qui praticamente. Vedete, da qui poi esce l'aria, questo qua va posizionato così, ve lo mettete qua e questo vi fa aria. Adesso credo sia scarico perché va caricato, vediamo, sì, completamente scarico. Quindi lo vado a mettere in carica così domani mattina lo abbiamo e lo proviamo così, domani lo proviamo e capiamo se ne è valsa la pena. L'abbiamo pagato 10 euro, neanche tanto, ho visto anche in alcune parti dove costava un po' di più, vabbè. O proviamo. Io vi do la buonanotte, vi ricordo ovviamente di iscrivervi, attivate la campanella, mettete like, commentate e condividete e ci vediamo domani, penso che sarà attaccato a questo video, ci vediamo domani, io vi ringrazio di aver seguito questo video, spero comunque sempre di farvi compagnia e di strapparvi un sorriso, fatemi sapere se voi siete stati a Valencia. Fatemi sapere se voi siete stati a Siviglia, qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa ovviamente è sempre ben accetta, quindi scrivete qui sotto, vi do la buonanotte e adios. Buongiorno a tutti quanti, benvenuti in questa nuova giornata qui a Siviglia. Questi che state vedendo adesso sono gli outfit di Giorgi Prove. Stamattina, raga, mi sono alzato, sono andato a fare una doccia subito per infrescarmi. E un prurito, raga, credo sia stato il bagno schiuma, ma un cavolo di prurito, fino a due minuti fa mi è continuato, mi sono anche poi risciacquato soltanto con l'acqua. Ma un prurito soprattutto sulle gambe, io non so che cavolo. Ma non so. Mi sono portato gli occhiali da fuori. O sono. E dicevo, quindi non so se il bagno schiuma, non lo so. Vabbè, ha fatto sta questo. E adesso siamo usciti. Come vedete al collo ho il nuovo acquisto fatto ieri, però ancora è spento, quindi capiremo tra un po' se funziona. Lo sto stringendo perché è troppo largo. E niente, giornata come vedete caruccia, c'è il sole, fa abbastanza caldo. Oggi io mi sono vestito molto colorato, come avete visto. E niente, adesso andiamo a fare una colazione veloce, vorrei letteralmente un cornetto e un succo, nulla di che. Stiamo tornando in stanza per prendere questi benedetti occhiali a Marco, che ovviamente si scorda pure la capoccia se non fosse attaccata al collo. E poi andiamo a vedere dopo colazione. E questo, la stanza come, cioè per dormire tutto a posto, se non fosse che i letti sono un po' corti leggermente, e però per il resto tutto a posto. Come vi dicevo, oggi colazione un pochino semplice, abbiamo preso delle napoletane così, cioccolato classico e poi sotto c'è un croissant semplice e poi dell'acqua per bere, insomma. E nel frattempo camminiamo un po' a caso, esploriamo. Pensavo stesse richiamando qualcuno per fare l'amore. Pensa se ci fossi andato dietro a filmarlo. Che cazzo era il telefono? Allora ragazzuoli, siamo tornati adesso in stanza per riposarci un po', per caricare quei ventilatori, perché l'abbiamo caricato un pochino stamattina e perché dentro la confezione vi danno il filo per caricarlo, però non c'è l'alimentatore e la spina USB, e di alimentatore USB ne abbiamo soltanto uno. In realtà poi stamattina abbiamo scoperto che ce n'è un altro in casa, quindi adesso abbiamo messo in carica così si caricano un po' di più. E devo dire che per il momento un pochino di fresco lo danno, non è che siano chissà cosa,
però comunque c'è questa sensazione di fresco che è piacevole. Siamo andati a mangiare in questo bar che si chiama Cerveseria Giralda, in pieno centro, molto molto buono. Abbiamo mangiato sempre tapas come ieri a cena, però era tutto un altro livello, era tutto molto più buono, soprattutto la tortilla, mamma mia quanto era buona. E poi niente, ci siamo fatti la passeggiata appunto per tornare qui, siamo passati al supermercato perché abbiamo comprato acqua da tenere in casa, e poi durante la strada per tornare qui praticamente c'è un negozietto che vende tutte cose all'arancia, al limone, molto profumato, che proprio dalla via voi sentite il profumo di arancia che è veramente molto forte, soprattutto ieri era ancora più forte. E abbiamo comprato delle cosette, abbiamo comprato caramelle, però vende anche altro, queste qui che tipo formano un mandarino, e infatti sono dei spicchi di mandarino, e questa è una caramella dura. Poi abbiamo preso due leccalecche che dovrebbero essere all'arancia, ovviamente queste anche dure, e poi un'altra cosa che è sul tavolo, e poi quest'altri che invece sono morbidosi, che sono all'arancia e al limone, e direi di provarli insieme. Gli altri due poi li proveremo con calma, però questi qua sono curioso di provarli subito insieme a voi. Mamma mia l'odore, buonissimo. Anche è arrivato anche Marco a provare. Vai, io limone e lui arancia. Buonissima. Buonissimo sapore di arancia. Buono, buono. Dammi limone. Poi anche questa. Non sono come quelle caramelle zucchero che si... No, sono gommose. Come devono essere? Queste qui solitamente appena le mordi, sì. Invece queste qui fanno resistenza. Ah, dipende, ci sono un po' di tipi di caramella. No, invece un sacco. Allora, volevo dire il nome del posto, ma non so se è questo. Orange... Sì, lui. Siviglia. Quindi, sì. L'ho letto sulla targa, sì. Buonissimo, raga. Ci sono tantissime altre cose, soprattutto anche tipo alcolici all'arancia. Una signora le stava provando e sembrava Murico, che... Murico. Quindi, sì, promosso. Murico. Adesso ci rilassiamo un pochino e... Ah, raga. Dovete assolutamente andare ai giardini che stanno di fronte Plaza Espagna. Perché, raga, sono un'oasi. Vi mettete seduti, noi eravamo praticamente sotto a questo portico, come sì, si chiama? Non avete capito, ci sono le papere che cagano. Dai, noi eravamo sotto questo portico, quindi completamente all'ombra, con il fresco degli alberi, e appunto, poi l'avete visto, c'era questo fiumiciattolo dove c'erano le papere, i cigni, molto belli, se non fosse appunto arrivata quella papera, che io pensavo stesse tipo per tuffarsi. E già invece no. Caldo... No, dove regalo lì vi rilassare proprio. Noi siamo stati al quale tipo un'oretta, letteralmente a non fare niente. Anche perché stavamo prendendo i treni, perché in questi giorni vi ho detto che noi ci muoveremo un po' per l'Andalusia, quindi facevamo quello, però letteralmente eravamo seduti. L'unica cosa è che la seduta è un pochino scomoda perché è fatta di mattoni, però ci sono anche tantissime altre panchine. Però proprio se vi volete rilassare un momento, se avete tantissimo caldo, insomma. Perfetto, sono magari non ci andate di Spagna. Sono proprio di fronte. Quindi. Magari non ci andate quando state mangiando perché le papere vi circondano, e però ottimo. Ragazzuoli, siamo usciti adesso che sono le 5:20. Siamo fatti una bella riposata e direzione Cor d'Inglés. Se non lo sapesse, è il centro commerciale per eccellenza della Spagna in generale, e perché io sono ancora alla ricerca di una nuova pochette. Quindi ci facciamo un giro al fresco, perché ovviamente lì si sta super al fresco, e colgo l'occasione appunto per vedere se c'hanno questa pochette che mi vorrei fare. Non ne sto cercando una specifica, ne sto cercando semplicemente una che mi piaccia e basta. Dove andiamo? Dritto? Alle Breste Viuzze. Siamo arrivati ai funghi di Siviglia, non so perché si chiamano così. Però questa abbiamo preso un bubble tea al cocomero, che però è piena granita, però è buono, dai.
Ragazzuoli, aggiornamento delle 20:35. Stiamo andando a cenare. Siamo stati al Cordon Inglés. Non ho trovato la pochette perché c'erano ancora quelle che c'erano pure mo a... Vabbè, che è passato un mese da quando l'avevo viste. Però comunque volevo vedere, magari era uscita qualche novità, però nulla. E però ho trovato un cappellino francesino che stasera, quando ritorno a casa, speriamo che mi ricordo, ve lo faccio vedere. E anche Marco ha fatto un acquisto perché lui ha trovato una pochette proprio così a caso. E niente, poi ci siamo fatti un giro in centro, vabbè, voi l'avete visto. E adesso stiamo andando a mangiare una paella. Ah, abbiamo il ristorante proprio di fronte. Questo qua. Ma mangiamo dove? Un cannellone con gamberi e zucchine, dovrebbe essere. Carciofi, gamberi e prosciutto, mi sembra. E crocchette immancabili perché in Spagna sono super famose, sono buonissime. E sono di, queste sono di prosciutto e formaggio, ma ce ne sono di vari tipi. Ecco qui la paella, adesso la proviamo e vi dico com'è. Speriamo sia buona. Carine, lasciate perdere il tavolo, carini, ci hanno portato questo tipo una mini bomboniera di Algida. Buoni, cioè tipo un gelatino. Oggi ci siamo dati un pochino alla pazza gioia. Questo è il conto, 65 euro. Vi posso dire che abbiamo speso un po', vero, però abbiamo mangiato stupendamente, molto buona. L'unica cosa che non mi è piaciuta molto è stata quel cannellone fatto di avocado e non zucchine, perdonatemi, prima mi sa che vi ho detto zucchine, ma in realtà non c'erano le zucchine, me le sono proprio inventate, con avocado, scusa la luce. Ecco qua magari c'è più luce. Avocado, gamberi e me ricordo, e che non lo so, me l'aspettavo diverso, però comunque buono. E il resto, le crocchette, vabbè, classiche, buone, buone. La paella, raga, buona, assolutamente sopra la media. Calcolate che comunque la paella è valenziana, quindi è un po' come la carbonara che è di Roma, per farvi capire. Quindi non la trovate ovunque buona. Questa qua ce l'hanno consigliata, assolutamente buona. Anche il prezzo, comunque 35 euro per due persone, la paella è nella media. Siamo rivenuti qui ai funghi che sono un po' illuminati. Comunque poi potete anche tipo salire in alto. Dicevo, si può salire in alto, si paga 25 in 2, 15 in 1 e potete tipo vedere un film sopra, non ho ben capito, insomma una cosa del genere. Però noi ci andiamo. Gelatino da mito. Com'è? Molto buono, molto buono. Io ho preso vaniglia e nocciola. Very good. Ragazzuoli, inquadratura come sapete per chiudere anche questa giornata come ieri. Gelato super promosso, mi è piaciuto veramente molto. Tra l'altro dovrebbe essere italiano perché c'era scritto il gelato italiano, una cosa del genere. Però non mi dimentico, vi devo far vedere gli acquisti, due acquisti che abbiamo fatto al Cordon Inglés. Li abbiamo qui nella sacca che ci portiamo sempre. Allora, questa, vabbè, la targa che vi farò vedere quando vi farò vedere tutti i souvenir. Ma al Cordon Inglés Marco ha comprato questa pochette qui, molto carina, semplicissima, un materiale anche che promette resistenza e caruccia. Io vi dico la verità, me la sarei fatta così, forse, se l'avessi trovata un pochino più larga, perché per me questa è troppo stretta. Io nelle pochette ci metto veramente tanta roba e quindi ho bisogno di un pochino più di larghezza. Mentre io mi sono fatto un cappello che mi volevo fare da un bel po' di mesi, l'avevo visto anche quest'inverno, che mi piace molto, e però non trovavo mai uno che mi stesse bene, o molto spesso li trovavo sempre larghi, ma proprio tanto larghi, perché io non ho una testa particolarmente larga, per cui i cappelli non sempre li trovo, soprattutto questi qua che non sono regolabili. E però prima ve l'ho anche un pochino spoilerato, perché è il cappello alla francese. Io non so se questo ha un nome, eccolo qui, non so se ha un nome specifico. Io lo chiamo cappello alla francese perché questo qua li vedo indossare sempre dai francesi. Il colore è un blu navy, basco mi dice Marco, I don't know. E è un blu navy, forse dalla telecamera con questa luce non si nota moltissimo, però molto molto carino, e secondo me mi sta anche questo qui bene. Ma lasciate stare l'outfit che non è
è uno dei migliori, e la luce. Secondo me ci posso fare la mia sporca figura. Comunque vi farò sapere. Era l'acquisto che volevo fare. Allora, questo qua l'ho pagato 26 euro, 25,95. C'erano anche qualche ancora dei rimasugli di saldi, però mi pare che questo qua non era in saldo. Mentre di mamma, mentre di Marco questo era in saldo e l'ha pagato 15 euro, ma costava 30. Questa sì, è una pochette, diciamo, da battaglia, perché è proprio un materiale che, appunto, vi ripeto, promette resistenza. Quindi per Marco, ma per come usa le cose, va benissimo. E niente, questi erano i nostri acquistini fatti al Cœur d'Anglais, e molto molto carino. E questa è stata la giornata di oggi. Devo dire che ce la stiamo prendendo molto in relax, come avete visto. Non stiamo facendo grandi cose, perché comunque il caldo è tanto, e con il caldo visitare le città è pesante, è meglio andare al mare. Però comunque siamo qui, andremo anche al mare da qualche giorno. E domani forse andiamo a vedere l'Alcazar. Adesso vediamo dei biglietti, insomma, perché costicchia, e poi bisogna anche capire che biglietto si prende per vedere, insomma, è un po' un casino. E poi non lo so, domani è sabato e scopriamo, insomma, stiamo veramente facendo tutto ciò, cioè ci alziamo la mattina, quello che ci fa facciamo, proprio relax totale, perché è di questo che di cui abbiamo bisogno in questo periodo. E niente, io quindi vi rimando a domani, grazie di aver seguito questo video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi, attivate la campanella, mettete like, commentate e condividete. Io vi do la buonanotte, noi ci vediamo domani e adios. Buongiorno a tutti quanti, benvenuti in questa nuova giornata a Siviglia, ultima giornata qui, perché poi ci spostiamo. Allora, oggi è il giorno forse dove dobbiamo fare un pochino più di cose, perché appunto essendo l'ultimo sono tutte un po' concentrate. Prima cosa, direzione convento, perché andiamo a provare dei biscotti. Praticamente c'è questo convento dove ci sono le suore che fanno i biscotti, e l'ho scoperto stamattina con TikTok. Poi abbiamo prenotato l'Alcazar alle 14.30, e poi vorremmo vedere uno spettacolo di flamenco, però dobbiamo capire dove, quanto costa. E poi insomma altre cose vediamo. Comunque, buongiorno e benvenuti. Questo che state vedendo adesso è l'outfit del giorno mio, e poi vedrete anche quello di Marco, come sempre, ovvio. E niente, molto freschi perché fa caldo. Ragazzuoli, ce l'hanno dati praticamente in questa confezione classica, 6,6 euro, e sono imbustati separatamente, cioè singolarmente. Poi qua, e vediamo come sono. Mamma mia, ma sembra un raviolo cinese. Sto sentendo un cappello da stereo. Ma che è? Vabbè, lo provo. A parte che sono gelidi. Vado, eh. Dai, non lo so, l'ha fatto una suora. Tutto zucchero. Ma ci sono spaghetti dentro. Un po' zuccherini. Sii sincero con i tuoi follower. È l'ironico. Ah, che sono spaghetti. Allora, questo è zucchero puro. Questo non riesco a capire. Allora, Vabbè. Allora, raga, sono strani. Innanzitutto, quando mettete il convento di Leandro, vi porta proprio all'entrata, però voi dovete proseguire un altro po' dritto e vedete l'entrata. Se la cercate online, vedete che è tipo una porta tipo rossa. Ma lo serve anche. Credo di aver fatto anche la ripresa all'inizio. Però raga, sono dolcissimi, cioè è proprio zucchero, quindi se volete fare l'esperienza ci sta, anche perché è in centro, è vicinissimo, però prendetene due, cioè sei e tanto, non vi mangiate. Portatevi da bere perché ne avete bisogno. No, portatevi del sale. Però sì, ecco, non ne comprate sei, noi pensavamo non fossero così, cioè abbiamo letto su internet che erano minimo molto dolci. Ne puoi comprare? Minimo sei? Ah, non ho letto questa cosa, cioè non è nemmeno male due. Che abbiamo preso sei? No. Non dovrei letto. Ah! No, allora andateci con più persone. No, c'è solo pane.
Allora non decide con più persone, oppure vabbè, ve li tenete. Questi vi durano almeno una settimana. Uno ogni mattina per darvi una bella scarica di zuccheri. Se litigate con il vostro partner avete bisogno di un po' di dolcezza. Sono ottimi questi qua. Mamma vabbè, è un'esperienza caruccia da fare, mistica, però ecco, non sono i dolci più buoni della vita. Però abbiamo visto anche che ci sono le maddalene, che praticamente sarebbero i muffin. E magari provateli, magari sì, magari sono buoni i muffin. Sì, raga, una cosa che abbiamo parlato di Siviglia, in ogni angolo puzza, cioè puzza di merda. Cioè, ma letteralmente, a parte ci sono un sacco di cavalli, quindi vabbè. Ma proprio in generale non è che profuma. Raga, siamo stati al Mercadona, lo vedete scritto qua. Non mi è piaciuto sto Mercadona perché non aveva il reparto caldo, tipo degli hamburger, dei panini già fatti e tenuti al caldo. Per personale qua non ho riconosciuto la Spagna, però va bene. E però se ci siamo presi il pranzo, perché comunque sono le 12:21 e alle 2:30 abbiamo l'Alcazar, quindi vogliamo mangiare subito e mangiare, diciamo così. Abbiamo preso dei panini, un po' d'affettato così, e ora siamo in questo parco qui che è proprio di fronte al Mercadona. Ci mettiamo qui, mangiamo e poi andiamo verso la casa, ci dirigiamo verso quella zona lì. Panino, poi abbiamo preso anche altri stuzzichini così da spiegare, solite cose del Mercadona. Basta soltanto... ci sono delle formiche che stanno trasportando un pezzo di pepe con tutte le briciole qui di mollica che gli abbiamo dato. Guardate che forza. Allora ragazzuoli, assaggiamo insieme questo donut che c'era scritto novità, quindi sarà una cosa nuova, tipo al biscotto. Sembra molto buono, proviamo. E infatti c'era come biscotto, buonissima. Tutto così esagerato, mamma mia, che sembra, mo. Tanto sai perché è buona? Perché sa di Lotus. Perché è Lotus. Stupenda! Sono le 2:20, tra 10 minuti abbiamo l'Alcazar, però ci vogliono 10 minuti per arrivare dalla stanza. E niente, così visitiamo quello là. Poi non so se andremo a fare un giro sulla barca lì a Plaza Spagna. Insomma, poi capiamo. Intanto prima cosa da fare, Alcazar. Sentiamo soltanto le musiche. Comunque in ogni viaggio noi guardiamo sempre gli stessi animali. I papari, i pavoni. E non ci sono gli squirrel. E con... Allora raga, siamo appena usciti. Consigliato, non perdete un'oretta e mezza, due. I biglietti costano 8 euro per studenti e qualcosa in più normale. No, qualche bel cosa in più, 16. Vabbè, il doppio. Il doppio normale. E caruccio, però andateci con tanta pazienza perché dovete camminare. Molto bello. E a noi ci ha graziato anche un pochino tempo, perché è nuvolosino, quindi si sta bene. Poi abbiamo i nostri ventilatori. Oh,
farlo alle 12 col sole, qua oggi era... Sì. Se l'avessimo fatto ieri o l'altro ieri, oggi era... Sì, infatti quando ho detto l'orario 14:30, infatti ecco qua ci cuoceremo, invece mamma no. Mamma mia. Ha anche iniziato un pochino a piovigginare prima. Però no, bello, portatevi l'acqua perché avrete molta sete e infatti, niente. Carino, da fare. Stiamo facendo la fila per le gondole. Ce la faremo a fare un giro completo? Abbiamo 35 minuti. Ma perché dobbiamo faticare? Io sono venuto in vacanza. Invece devo faticare. E lui fa i video. Che fa? I video. Ma gente mi guarda e sorride. Hola. Hola pure a te. Niente, stanno palesemente guardando, guardale. E dal video si vede che ti guarda. Raga, non potete capire. Cosa più faticosa che ho fatto in questo viaggio, mi sono voluto per rilassare. Ho detto, dato che è lui che l'ha voluta fare, remi tu, cavolo. Non ci riusciva. Portatevi qualcuno che sa remare, perché io ho scoperto adesso di saper remare, perché non ho mai remato in vita mia. Però carino, sì, magari, meno male che non c'era il sole, guarda. Ne risentiranno le foto, che non c'è il sole. Ma per noi è stata meglio così. E meno male che ci ho avuto questo, perché è tutto sudato. Vabbè, 6 euro. Oddio, il cavallo, stavo andando contro il cavallo. 6 euro, 35 minuti. Ci sta, dai, ci sta. Ragazzuoli, siamo usciti, siamo andati in stanza per caricare i telefoni come al solito e questo è l'outfit della serata, stessi pantaloni, stesse Birkenstock, ho messo soltanto la camicia e nulla. Il tempo è bello fresco perché è stato nuvoloso tutto il giorno, quindi la temperatura è proprio bella fresca, anche piovigginato un po' prima. E niente, adesso andiamo a mangiare alla Giralta, mi sembra, e lo stesso posto di ieri a pranzo. Perché non vogliamo esagerare, non vogliamo mangiare nulla di eclatante, però vogliamo mangiare bene. Quel posto lì ci era piaciuto un sacco, quindi andremo lì, soprattutto perché fanno una buona carrigliata e Marco vuole quella, che praticamente sarebbe carne, poi ve la faccio vedere, ma l'avete già vista. E niente. Ci siamo fuori, bello, là c'è la cattedrale, è bello, iniziamo. Arrivate, lacrime di pollo e tortiglia immancabile perché è buonissima. Io ho preso l'entrecotto, ma stiamo aspettando la carrigliata di Marco. E la carrigliata per Marco è servita. Una ciotola. Approvechiamo che si è trovata in Ragazzuoli, come vedete siamo tornati in stanza e dove sono rimasto con voi? Vi ho fatto...
vi ho fatto delle riprese perché praticamente non lo sapevamo, ma c'era una sorta di processione in centro, infatti era un casino muoverci. A un certo punto siamo anche finiti in mezzo alla folla, non riuscivamo più a muoverci, c'era un signore con una panza importante che ci spingeva da dietro con insistenza, ma non eravamo noi. Cioè, noi volevamo andare avanti, ma era tutto bloccato e se l'era pure presa con noi, tra l'altro. Cioè, infatti poi l'abbiamo fatto passare e noi poi invece siamo tornati indietro perché abbiamo visto che più andavamo avanti, più la calca era molto più importante. Come? Adesso è mezzanotte passata, noi domani ci dobbiamo alzare presto perché ve l'ho detto che oggi era l'ultima giornata qui a Siviglia, non perché noi torneremo in Italia, ma perché andremo in un'altra parte dell'Andalusia, cioè Granada. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like, commentate e condividete, perché non dovete perdervi nessun video, ma soprattutto nessun vlog di questa vacanza. Per cui il resto, regà, super 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 consigliato il posto dove siamo andati a mangiare, Cerveseria Giralda, perché è pazzesco tutto, le tapas. Io ho mangiato l'entrecote, buona 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 buona. Ricordo ovviamente di seguirmi su tutti i miei social, Instagram e TikTok, perché li vedrete tutto in anteprima e possiamo avere una comunicazione un pochino più stretta. Vi do la buonanotte e adios.